E siamo giunti alla 64esima puntata, come sempre, attualità, cultura, spettacolo in primo piano format, sempre con nuovi interessanti ospiti. Parliamo di folklore questa volta, parliamo anche di artisti ormai che fanno parte della storia del Nord Basilicata. Abbiamo qui il piacere di avere con noi l'artista Mauro Antonio Gravinese, direttamente dall'Avello. Grazie di essere qui. Grazie a te per l'invito. Sono contento di essere presente con te. Un'intervista particolare perché ascolteremo anche alcuni brani, delle immagini storiche particolari, davvero molto suggestive. Un excursus storico su uno dei personaggi più bizzarri e più conosciuti nell'ambito artistico, come dicevamo, del Vulture, soprattutto anche per tanti suoi spettacoli organizzati negli ultimi anni che hanno riscosso notevolmente successo e aspettative. Come nasce Mauro Antonio artista? È una domanda bellissima, però come si suol dire, è difficile, sembra facile, però è difficile parlare di se stessi, diciamo. E come nasce Mauro Antonio artista? Dico la verità, una volta un amico, così, per caso, mi incontrò e disse: senti, io c'ho, all'epoca si chiamava Complesso, il gruppo che suona, no? Io ho un complesso e tu vuoi cantare con noi? Io già canto, però se tu vieni ci fa piacere. A questa proposta che mi ha fatto il mio amico, dico anche il nome, Domenico, io diventai rosso, perché nel mio io sono sempre stato e tuttora un tipo timido, diciamo, però grazie alla musica sono diventato un po' più eloquente a parlare, più. Quindi gli dissi di no inizialmente, ma lui tanto insistette, un mese, due mesi, e tornava sempre alla carica fino a che io poi ho accettato. E un particolare, ti dico la verità, quando iniziammo a, perché prima si facevano veglioni, matrimoni, battesimi, tutte queste cose. I primi approcci, tu sai che il cantante deve stare davanti al posto centrale, e invece io mi mettevo dietro il batterista e mi nascondevo e di spalle, da stare così stavo di spalle al pubblico che stava, erano invitati alla festa, diciamo. Però il rossore, abbiamo cominciato, però ecco, la cosa più che io avevo timore, questo amico mi disse: però se vieni con noi, a noi ci fa piacere, dovresti cantare in inglese. Tu ti immagini il 68, coi paesi che ci ritroviamo, cantare in inglese. Mamma mia, pensavo di non farcela, perché quando sentivano sta lingua diversa potevo avere l'effetto contrario. Invece cominciarono a dire a Domenico: senti, noi dobbiamo fare questa festa, ma sta Mauro Antonio, ma sta. Io cinque canzoni avevo, quando le cantavo le avevo finite. Gli ho detto: no, no, rifalle da capo. Ma le ho già cantate, rifalle, piaceva, insomma. E questa cosa è iniziata così alla chetichella e poi è diventato, diciamo, come si suol dire, un lavoro. Però lavoro non era, perché avevamo, io aiutavo mio padre e così via. Fino a che un giorno decisi di smettere, e sono stato così, pure qualche amico è andato a studiare, chi è diventato ingegnere, chi è diventato dottore, quindi, e io, meno male, aiutavo mio papà
all'attività che aveva. Quindi, e avevo deciso di smettere e smisi. Ricordiamo e rievochiamo uno degli episodi più belli di questa carriera. Gli episodi ce ne sono molti, però una cosa che mi è rimasta qui durante un veglione a Gaudiano c'era un cinema che diciamo, lo adibivano pure a veglioni serali. Tu vedevi le persone in frac, le persone col cravattino. E mi pare di avere qualche foto dell'epoca. Vedere la prima volta i giochi di luci, queste cose, è stato per me indimenticabile. E poi i veglioni iniziavano alle 8, alle 20:30, diciamo, finivano alle 7 di mattina. Quindi quel modo di fare, quel sistema di stare insieme era bellissimo e sono cose che non usciranno mai più dalla mia mente, diciamo. Poi questo momento di evoluzione di questa passione si arriva a diventare uno dei protagonisti del folklore. In che modo? Come dicevo prima, io aiutavo mio padre e spostando delle cose trovavo un libro di poeti, perché Lavello ha avuto parecchie, diciamo, personalità, sia in campo medico, sia in campo poetico, eccetera. Trovavo un libro e lo mettevo da parte. Poi questo libro era scritto in dialetto e dico la verità, negli anni 60 trovavo pure un po' di difficoltà e lo misi da parte. Quando decisi di non suonare più, mi veniva davanti questo libro. Un giorno pioveva, non avevo tanto da fare. Che devo fare? Prendo questo libro, mi metto a leggere. Mi metto a leggere e mi sono appassionato e mi è ritornato alla mente tutto ciò che facevo da piccolo. Quindi si è costruita in me una bellezza di folklore che mi è piaciuto condividerlo con altre persone. E a proposito di questo, ti voglio leggere una poesia, diciamo, dell'epoca. Mi metto l'occhiale perché ho bisogno dell'aiuto. L'età, dall'alto della mia età, purtroppo si ha bisogno Allora, il testo di questa poesia di Nicola Cilenti mi ha colpito. Senti un po', la poesia si chiama Lucania e dice, io parlo in dialetto perché. Allora, Lucania, terra nostra, quiete ed assannata, spers, mizzavegne e olive, crugrana la chiana, e arrazzicata per montagne e colline. Li paesani stanno morti e vivono ginda li paesi, cundadeina, terrona, ossia cafona. Zappano senza requie da mill'anni, sta terra sorda e tosta. Ma qualcuno riesce a magrare. Pensa sia all'America, all'Australia, poi non parliamo di Turin e di Milano, insomma. Sentite che dice questo, io direi, sommo poeta nostro, verso la Lucania. Tu se l'ha più scordata e l'ha più sangiera. Tu se l'ha più scordata e l'ha più sangiera di tutte le province dell'Italia. E qui, come un padre sommo, si riferisce alla Lucania. Ma tu, pinza a campare e futta a terra, puzza a bastare a te stesso.
Opramavir de terra d'una sciz, surredena. Bene, l'originalità sta proprio in questa declamazione in dialetto lavellese, ovviamente a esprimere un profilo della nostra bellissima regione. Complimenti per questa declamazione. Grazie, e poi volevo dirti che questa qui è diventata, l'ho messa in musica, è diventata canzone, e non posso non citare qui un valido aiuto musicale del professore, maestro di musica e maestro di vita anche, un caro amico fraterno, posso dire, musicista Enzo Cleto, che io ringrazio sommamente. Altre parole non ne voglio usare, se no diventerebbe come una cosa da enfatizzare. Invece nel mio cuore dico che grazie ad Enzo si è potuta realizzare questa canzone che, se ti fa piacere... Certo, assolutamente, ci ha incuriosito abbastanza e chiedo alla regia di mandare in onda le immagini e il testo musicale, la musica, di questa bellissima Lucania, Mauro Antonio Gravinese. Nostra cuiete da sennate, spersi mi zavegne a oleiva, e a oleiva. Dalla chiana già si vede la culei, mu fiume, la montagna, di paesano, stanno morte bevendo il paese. Punta dei terrone, specificatamente capuna. Lucania, terra ricca di poeti e sognatori che ne contano la storia. Lucania, punta dei innamorati di Stervegna, di Roleive e di Rispegna. Forza meglio, se l'orgoglio di chi non t'abbandona. Veda meglio, che te vuole bene non te può scordare. La presenza requida mell'anno, sta terra sorda e tosta, che se ne parte in cerca di fortuna. Tu sei la più scordata e la più sincera di tutte le province dell'Italia. Ma tu pensi a cambia e tutta tenna, puzza basta te stessa, puzza basta te stessa. Stato qua non sente che profuma, non bello alla lena, sta terra di surreina. Di chi non t'abbandona. Che te vuole bene non te può scordare.
E non finisce qui, perché in questa intervista entriamo nel vivo di questa conversazione con l'artista Mauro Antonio Gravinisi in questa 64esima puntata. Dopo Lucania ascoltiamo un altro brano a lui particolarmente caro. Si chiama L'Orso. Adesso su questa canzone voglio dire che tutto ciò che ho detto prima è valido, però visto che quando ci fanno delle interviste, delle domande, non si parla mai dell'intervistatore. Allora io questa canzone, che ti farò ascoltare con piacere, mi ricorda un aneddoto. Allora te lo dico, non ti anticipo niente. Certo. Allora, un anno, tanti anni fa, andai in gita a Monticchio con degli amici. Ho visto un assembramento di persone, i laghi, salendo verso su, sulla destra. Ho visto, c'era movimento perché era agosto, ma ho visto un assembramento di persone. Ho detto, che cos'è lì? Perché non si sentiva musica, non si sentiva niente. Pensavamo ci fosse un'attrazione qualsiasi. Ci avviciniamo e guardiamo e vedevamo che c'era uno spiazzo libero, però non si vedeva niente. Allora decidemmo di andare. Mi sento chiamare. Mauro Antonio. Mi giro e chi trovo? Chi vedo? Il qui presente intervistatore Antonio Pietrino, un caro amico. Ricordo bene. Ti ricordi? Mi chiamò e disse, prima ci salutammo e poi io lo vidi nervoso. Ho detto, ma c'hai qualcosa? Che cos'è? Ho detto, no, è che c'era, qui deve cantare un ospite, c'era una, non mi ricordo la cantante, che stava a Canale 5. Però o aveva sbagliato strada, insomma, non si presentò. E disse, Moranto, tu c'hai delle basi, puoi cantare qualche canzone, sto nervoso, tutta la gente qui sta aspettando. Ho detto io, tu aspetti una persona e io mi metto a cantare, io le cose mie sono dialettali, sono, non ti preoccupare. C'hai una cassetta, allora si usavano le cassette, non oggi ci sono le chiavette. Parliamo di molti anni fa. Moltissimi anni fa. E, insomma, io ero un po' timido, titubante. Antonio con la sua schiettezza, la sua semplicità mi ha convinto. Meno male, io in macchina avevo la cassetta. Come gliela do? Di corsa è andato lì, vieni con me, mi ha portato. Insomma, da cantare una canzone, mi sono cantato tutto un lato e ho visto che e c'erano parecchi di Lavello pure, battevano le mani. Allora a me non ha colpito, chiamiamolo così, successo che la gente, di pubblico, ma mi hanno colpito le parole che alla fine Antonio mi ha detto. Ha detto Morandò, sei un grande, ho detto sì, nel Corriere dei Piccoli, sei un grande, stai zitto. E con emozione ha detto, mi hai salvato la serata, mi hai salvato. Sei stato provvidenziale. Io non ho parole, ti ringrazio per quelle parole ancora oggi. Ecco, le cose belle non si dimenticano mai. E soprattutto è un'amicizia che resiste e dura nel tempo, con grande stima, con grande considerazione. Grazie. Bene, dopo questa precisazione, ascoltiamo Orso, quest'altro brano di Mauro Antonio Gravinisi. C'è di Don Giustina e lì vorrei tenere sto mio discorso. Onorevole, lei che siete feine del cervide, perché
perché, avanti perché, perché? Perché l'acqua dolorse voi casieto, non ce la fagliana fino al paese. Stacqua è pura e pisciatica, la qualo o non la qualo, potesse pure tutto la bellezza. Che infetto d'arenelle ogni animale. Animale, compa. Che infetto d'arenelle ogni animale. Mi, 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 mi. So, 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 so. Mi son reso l'idea da scarpa grossa. Una fontanella storica, la qualo, e dico la qualo, come un fiore desapparennante, che viene, viene ad assaggiare quest'acqua, non si allontana più da sto paese. Rumire, dico, il vino, rumire che vediamo, c'è un tasca poco a poco il sangue e l'ossa. Contro il flagello noi mo resistiamo, e se questo contraveleno sopravviene. Mi, 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 mi. So, 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 so. Mi son reso l'idea da scarpa grossa. E mi, 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 mi. So, 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 so. Mi son reso l'idea da scarpa grossa. Con Bahia già c'è più Don Giustina. 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 Bene, ritorniamo in studio dopo aver ascoltato questo secondo brano in questa intervista molto particolare, chiamiamola spettacolare davvero. Hai scritto anche diversi libri, parlaci di quali sono, Mauro Antonio. Sì, ho avuto parecchi momenti di stallo, di fermo, e non sapendo che fare mi sono visto anche scrittore, va, però non mi considero tale. E riportare alla memoria e riportare alla gente un po' di cultura paesana, perché bisogna sfatare certe volte anche le dicerie. Noi sappiamo che certe volte tre bugie diventa una verità, ecco. E se non c'è chi controbatte, chi è, purtroppo si arriva, uno dice una cosa o un'altra. Diciamo, in momenti di tranquillità ho scritto detti e proverbi, per esempio, perché sono cose che si tramandano di padre in figlio, però uno ne può sapere 5, 10, 50, 100. Invece io, fra quelli che sapevo, ricerche, ho fatto questo libro qui, poi Mauro Antonio canta Cilenti, poi ho fatto Frammenti di vita, sarebbe, ecco, tutti scrivevano del calcio a Lavello, e classifiche, quelle. Invece io ho scritto tutto ciò che è successo nel dopoguerra, che è stato un bel periodo dove è nato, dico per filo e per segno, come è nata la società sportiva e quindi è come è nato il calcio, quindi sempre del dopoguerra. Ed è stato appassionante, poi è arrivata la Serie D, tutte queste cose, insomma. Poi che più ho fatto? Qualcosa che riguarda il carnevale, sicuramente.
Ah, guarda, l'emozione mi porta a dimenticare, bravo Antonio. Ho fatto anche il Carnevale storico di Lavello, che se uno lo legge saprà quasi tutto della nostra tradizione, diciamo. A proposito di Carnevale, visto che siamo in tema, siamo nel periodo, il domino è la maschera tipica di Lavello? Ah, questo è il dilemma e, come dicevo prima, bisogna azzerare un po' le dicerie, perché uno dice, io ho sentito dire, uno dice una cosa e un'altra. Il domino non è la maschera tipica, il domino è un costume diventato tipico e poi non è proprio antichissimo, è antico, perché parte dal 1918-20 e poi il domino, si sa, no, quando esce una cosa per prendere piede ce ne vuole. Infatti qualche domino in più si comincia a vedere dal 1935 in poi. Il domino nasce nero e poi nel tempo varia i colori, e scrivo il motivo perché ha cambiato i colori. Dicevo, non è maschera tipica, perché il domino è, perché è un costume? Perché il domino è un pezzo con vari accessori, come si suol dire, gli optional, sì, a parte, e sarebbe un lazzo, che chiamiamo noi, il laccio, sarebbe la borsa, la borsa in dialetto, e la maschera. Quindi, consentimi, fa finta che questo è il domino. Io lo indosso, voi avete già idea di che cos'è il domino, e mi metto anche il cappuccio. Sono sempre io. Però se non mi metto una carta avanti, faccio il buchetto agli occhietti, quindi chi no, la maschera è il personaggio, cioè io, tu vai da maschera, capito? Cioè la sottigliezza è finissima, uno deve capire, quindi il personaggio indossa un costume per camuffarsi, per non farsi riconoscere. Quindi quello che non mi fa riconoscere non è il domino, ma è anche un pezzo di carta che io metto davanti e non mi fa riconoscere. Perché tu dici, se io dico indosso il domino, metto anche il cappuccio, chi sono? Tu mi dici, sei Mauro Antonio. Però se io metto la mascherina, facciamo finta che qui ci sono gli occhietti, io mi metto, chi sei? E tu dici, alza sta cosa, fammi vedere chi sei. Quindi, invece maschera tipica è un personaggio. Adesso io sono contento perché siamo finalmente sulla buona strada, perché il 28 aprile 2021, in una, come si dice, una giunta comunale, è stata finalmente deliberata che, mi pare, vado a braccio così, il costume tipico del Carnevale lavellese è il cosiddetto domino. Finalmente abbiamo tolto tutti quegli equivoci che la gente dice maschera, maschera, maschera. Invece il domino è veramente il costume tipico del nostro Carnevale. Giusta e doverosa precisazione, il Carnevale tra i più rinomati in Basilicata, è conosciuto anche oltre confine. Qualche accenno della storia del Carnevale lavellese? Bene. I festini, per esempio, ecco. Sì, diciamo che l'epoca databile per i festini è incerta, però sempre prima del 500. Questo è poco ma sicuro, ci sono i documenti scritti. I festini nascono perché di notte? Perché prima si lavorava
noi diciamo da sol a sol, quindi da appena sorge il sole fino al tramonto e oltre, e quindi l'unico orario per potersi divertire all'epoca o passare una serata in compagnia di persone è la notte. E loro hanno accettato questa cosa qui. E quindi i festini erano il martedì, il giovedì, il sabato, e il cuore dei festini era la domenica. Poi tutto cambia perché diciamo le esigenze di vita sono diverse. Prima si andava in campagna, adesso ci sono le fabbrichette, altri lavori, insomma. E allora si fu appresso il martedì, ma non dalle autorità, proprio il popolino, per il tipo di lavoro. Poi fu appresso il giovedì, poi il sabato, rimase la domenica. La domenica poi, sempre in base all'evoluzione dei tempi, il lunedì si va a lavorare. Il festino, il giorno clou di queste feste era il sabato e rimane ancora oggi il sabato. Quindi la domenica possono dormire e starete tranquilli, così il lunedì vanno a lavorare riposati. Ci avviamo alla conclusione di questa intervista e qui entra in gioco ancora una volta l'artista Mauro Antonio Gravinisi con un brano proprio dedicato a Carnevale dal titolo Le Maschere. Ascoltiamolo. Vogliamo sapere se invece con panico se può stare una cosa più lucente di fare una mascherata che la meglio per stare un po' insieme allegramente, per stare un po' insieme allegramente. Sento passare sta gente mascherata allegre come fece, me ne fotte della miseria e della malannata, più meglio t'hanno credo che ci stai, non dei capo la fina lì pazzinta. E li faccio scordare c'è un eguaglio alla faccia di tutti i prepotinti, e li faccio scordare c'è un eguaglio alla faccia di tutti i prepotinti. E chi mi pensa su te è più grande assai, sapeva fare legge senza niente, a parte i pappalosci che ne portano cantanna, ne portano cantanna e palpadera, arrasta, arrasta, sei, arrasta, sei. Se pure mostra maschere lo vassero con va, sarei una grossa ciucciareia. Se pure mostra maschere lo vassero con va, sarei una grossa ciucciareia. Arrasa rasa sei, arrasa rasa sei, arrasa rasa sei, arrasa sei. Da ste bocate mo a cusse e triste, ca nu frate non creda la tu frate, e pen un minde po veste no veste, te sinde canna fatta scuppetate. Arrasa rasa sei, arrasa rasa sei, arrasa rasa sei, arrasa sei. Sulla stau senza antica cadosaia, canta u carnevale da mascherata, ta cogliene da me i cattuion cavaia, ta faccia ricordare che siamo entrata. E se ria una cosa bella assaia, se mo c'è sema sempre mascherata, se mo c'è sema sempre mascherata, se mo c'è sema sempre mascherata, se mo c'è sema sempre mascherata.
Davvero bella, complimenti per questa canzone che peraltro è conosciutissima nell'ambiente lavellese, non solo. Io vorrei, scusa se ti interrompo, anzi queste parole dette dal dottor Luigi Giaculli, che io ho messo in musica e che hai appena ascoltato, ma voglio essere presuntuoso, vorrei che, ecco, se ci fosse un po' di interesse, di interessamento, a farla diventare l'inno del Carnevale Lavellese. Bene, lanciamo questo auspicio, però c'è una maschera con un nome simpaticissimo che sta riscuotendo ovviamente grande interesse. Parlaci di questa maschera. Come si chiama? Allora, la maschera tipica, ecco, è un personaggio vissuto nel Settecento. E si chiama Pet Langul, c'ha questo nome particolare perché, ma prima dimmi chi non andava vestito male, perché le esigenze, la povertà, tutte queste cose. E Pet Langul prende il nome dal un lembo di camicia che gli fuoriusciva dai pantaloni, insomma era un personaggio sciatto ed era famoso all'epoca, tanto è vero che io mi sono preoccupato di fare ricerche e sono riuscito a sapere anche il nome, che si chiamava Ciec, che sarebbe Francesco in italiano. Ho trovato dei motti, ci sono parole che poi le troverete in un lavoro che sto facendo, che derivano da questo personaggio, e ci sono delle frasi che poi messe insieme è diventata una canzone dedicata a questo, a questa che io l'accosto pure al carnevale, che non c'entra niente col carnevale, però non si può fare la festa di Pet Langul, dici chi è? Ecco, è un personaggio famoso dell'epoca che è arrivato fino ai giorni, ce ne sono altri simpatici, personaggi strani, però tutto il rispetto, ma non ci hanno lasciato niente. Invece questo personaggio, i coetanei dell'epoca, insomma, i coevi, come si dice, l'avevano fatto diventare così famoso, un simbolo, che è arrivato fino ai giorni nostri. Se non c'è qualcuno che lo porta avanti, ecco, come una pietra miliare da proiettare verso il futuro. E io l'ho fatto, e la canzone, le parole sono espressamente del Settecento, che io, sempre grazie insieme al maestro Enzo Cleto, abbiamo realizzato la canzone di Pet Langul. Ascoltiamola. Una bella gatta faceva il maccarone, Sorge se li trava con una gonna, e Langolo li guardava tutti incazzati, cetta cetta la sacrisa l'hanno fregata, dritta la porta stai lo scaramone, che passa passa li conta la ragione, la sorda per Langolo in su da prena, e fuori è stato un fumo che lo trena. Pet Langul facemmo sto ballo, battemmo le mani e cantammo a te. Pet Langul su bello e pasciotto, senza stai vestuto la vita sapendo. Mo se ne viene a chiova stezza stezza, approntate lo spirito con la salsezza, fate una bella grattata su palapanza, gratta gratta che porta fortuna e tanta speranza. Sacci che in una sorta di presotte, quaglio non muce danno da due rotte, ma raccomanda da mella dalla cassa, che la sorda pettolone prima grossa. E strapucare
stato che mangiato la verna cocca, piaciuto uno zangane per l'angolo di Tataran. Luate ne sti cecine ma vessan dussaca, uscete me una lampa che mi voglia di gria. Muleia sembra ragione, te, la mamma del pantalone, te, l'hanno scattato il reino, te, e poi rianzo da prima. A mezz'giorno mi freddo, basta e fa sole, la sera mi tengo leggero tipo parole, ma avevo stumire che mette nell'allegria, e prende su pazza tutta la compagnia. Ma raccontammo la storia di suo personaggio, capucciano e correndo mangiai pane e formaggi, da quando per strada parlai alle creature, sti fatti secondo un'anguria e certe sicure. E te l'angolo facemmo sto ballo, battemmo la mano e cantammo a te. E te l'angolo se bello e pascioso, senza ste vesto dalla vita e sapore. E te l'angolo facemmo sto ballo, battemmo la mano e cantammo a te. E te l'angolo se bello e pascioso, senza ste vesto dalla vita e sapore. Facciamo sto ballo, battiamo la mano e cantiamo con te. E te l'angolo se bello e pascioso, senza ste vesto dalla vita e sapore. E te l'angolo facciamo sto ballo, battiamo la mano e cantiamo con te. E te l'angolo se bello e pascioso, senza ste vesto dalla vita e sapore. Facciamo sto ballo, battiamo la mano e cantiamo con te. E te l'angolo se bello e pascioso, senza ste vesto dalla vita e sapore. Ancora complimenti, perché davvero sono canzoni che fanno parte della storia della musica folcloristica di Lavello e della nostra regione, a prescindere dai gusti, però sono tendenze che vanno anche riscoperte e rinverdite in qualunque occasione. Certo. Parlaci in chiusura dei tuoi prossimi progetti. Beh, diciamo che progetti ce ne sono, però uno che io vorrei realizzare è quello del vocabolario in lingua. E però purtroppo penso che sarà un sogno nel cassetto, perché ho perso quasi 50 anni di vita per realizzare, c'è un patrimonio di parole, motti, detti, e volevo fare il dizionario, che io lo chiamerei vocabolario ragionato, perché ci sono parole che non c'è, per esempio buongiorno uguale buongiorno, no, ci sono parole che se non le spieghi non si capisce il significato, quindi lo chiamerei vocabolario ragionato, però non lo so se si realizzerà questo lavoro, perché c'ha i suoi costi, insomma. Ma noi siamo convinti che con la tua forza d'animo, con la tua determinazione, siamo convinti che stuzzicheremo l'interesse di qualche casa editrice e potrebbe vedere la luce quest'opera. Te lo auguriamo naturalmente con tutto il cuore, perché lo meriti, perché tu sei un vero paladino del folklore in Basilicata e un punto di riferimento nel Vulture soprattutto. Grazie e complimenti ancora per questa intervista così condita da questi ricordi storici, come vediamo anche dalle immagini, da tante testimonianze d'affetto che ti vengono dappertutto, a prescindere ovviamente dai gusti, come dicevamo, però davvero abbiamo chiuso in bellezza questa 64esima puntata di In Primo Piano Format. Grazie a Mauro Antonio Gravinese per la collaborazione e per la sua disponibilità, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a voi.